Il problema sicuramente è di quelli che si scrivono volumi e non si risolvono mai. A me sembra che sia il dottore che l'assessore, in forma estremamente chiara e precisa, abbiano fornito degli spunti di suggerimenti, perlomeno di atteggiamenti, e credo che in questo non ci sia altro da dire, tenendo presente tutte le difficoltà che vengono fuori proprio sul piano della legge. È quella, è così. Prima che una persona, il garantismo a cui ci siamo abituati, prima che tu possa trovare una persona, prenderla in flagrante e punirla per quello che fa, passa un sacco di tempo. Quindi perlomeno questo suggerimento, dato non siamo eccessivamente buonisti, va sentito, va ascoltato, perché poi io non so se è una questione di buonismo, credo che sia proprio una pigrizia intellettuale, perché qui abbiamo fatto il discorso, poveretti, vengono da lontano, sono disperati, hanno bisogno di mangiare, ma le innumerevoli zingare o zingarelle che stanno davanti alle chiese e davanti a tutti i supermercati e chiedono dei soldi per il solo fatto di essere zingari, quindi è come dire, tu me lo devi dare, e c'è una massa di persone, mi dispiace dirlo, i miei concittadini, che glieli danno, peggio per loro, perché fanno più danno loro di quegli altri, perché quelli sono dei parassiti o delle parassite che stanno lì. E perché la gente mi dà, poveretto, c'ha bisogno, di che hanno bisogno? Ecco che poi, a maggior ragione, di fronte a quello che ti offre comunque un prodotto, non solo, ma lì poi siamo di fronte a una paura diversa. Noi siamo arrivati a un punto tale di condizionamento mentale che appunto diamo l'obolo persino a chi non ne ha bisogno. Figuriamoci in che atteggiamento si vuole uno che dice, come ho detto prima, io salgo su un ospedale, a questo non gli ho dato l'euro o 2 euro che mi ha chiesto, che mi fa la macchina? Te la riga. Io non lo conosco, lui perché la macchina, ecco, perlomeno la presenza del vigile, è vero che non potrà far niente, non, magari avrà soltanto delle risate di schermo da parte di questi signori, però perlomeno dà all'utente la sensazione, io non credo che si commetterà il reato con la tua presenza, perché questo perlomeno è quello che per l'immediato vogliamo, e mi pare che le risposte che qui ci sono state date stasera sono di un'estrema chiarezza, per me sono anche di grande conforto come cittadino, perché segno ci si sta muovendo nella giusta direzione di fronte a delle difficoltà di legge che sono quelle che voi avete elencato, per cui io applaudo, vi ringrazio per le rispettive competenze, e poi ne approfitto per accennare all'altro lato del problema, perché qui entriamo veramente nel penale, si direbbe una volta, no? Cioè i borseggi in ospedale che stanno diventando sempre più frequenti.